Buongiorno a tutti. Oggi c'è un buongiorno leggermente in ritardo rispetto a ieri, infatti è quasi mezzogiorno. Sono da sola perché Clarissa è in camera a parlare con i suoi genitori. E niente, io mi sono appena fatta la doccia, sono ancora in cappatoio, però sotto sono già vestita. Devo finire di asciugarmi i capelli e poi basta. Mia madre è appena uscita col cane. Io non, a me non ne andava di andare con lei, anche perché devo ancora asciugarmi i capelli, quindi se massimo ci esco oggi pomeriggio col cane. Ieri sera siamo andati a dormire più o meno verso le 2. Io poi mi sono svegliata verso le 4 e mezza, sono stata un po' sveglia a parlare con una mia amica, perché lei si era alzata presto. E quindi niente, mi sono riaddormentata verso le 5 e mezza più o meno. E ho fatto due sonni interrotti, non è un sonno continuato. Infatti, scusate, anche la mia voce sembra non so che cosa, però scusatemi. E niente, io poi mi sono svegliata verso le 11, ho fatto la doccia e sono ancora in questa situazione. E niente, fra un po' si mangia. Infatti non ho voluto neanche fare colazione perché era inutile fare colazione se poi avrei mangiato. E scusate per la voce, ma al mattino è a volte anche peggio di questo. E niente, fra una mezz'oretta si mangerà. Non so ancora che cosa perché mamma non me l'ha detto, però vabbè, sorpresa. Invece mio padre è partito verso le 8:30 più o meno. È tornato a Milano adesso in ufficio perché deve sbrigare delle cose. E niente. Ah, mio padre lavora anche la domenica perché è un'azienda, diciamo così, una ferramenta all'ingrosso di mia madre e di mio padre, cioè ci sono solo loro due. Ecco perché a volte lavorano il sabato e la domenica. Niente. Io finisco di asciugarmi i capelli, poi vado a vedere il pranzo. Perché mia madre mi ha dato due incarichi da fare e ci vediamo dopo pranzo. Ciao a tutti! È ritornata Clarissa! No, stamattina ho fatto un pezzo di vlog senza di lei perché stavo parlando con i suoi genitori e non mi sembrava, tra virgolette, corretto disturbarla. Allora l'ho lasciata parlare con i suoi genitori. Cocorino! Mi porti la borsa? Sì? Oh, allora. Dove stiamo andando, Clarissa? In piscina a fare wish wish wish. Ecco, lì dentro c'è praticamente tutta la nostra roba. Noi. Un bossone gigante in due, rendetevi conto di quanta roba abbiamo portato, ma dettagli. Sì, perché mia madre ha dimenticato la mia borsa di piscina a casa. C'è un po' di aria. Sì. C'è sole. Però fa freschino. Mica tanto. Io sto bene. Anch'io, però diciamo c'è l'aria che è freschina. Sì. Tanto in piscina è al chiuso, quindi. Sì, infatti. C'è problema, no problem. Esatto, passiamo dalla pineta che facciamo prima. Va bene. Buio, pesto, non mi si vede neanche più a me. Vabbè, a parte che sono chiara come non so che cosa io, quindi. E niente, abbiamo mangiato più o meno un'oretta fa. Sì. E oddio, stavo cadendo. E niente, adesso c'è parecchio sole. Per fortuna non piove più, facciamo le corna. Non ne approfittiamo. Quindi sole, andiamo. Forse farò poche riprese in piscina perché metti caso che mi si bagna il telefono, già è mezzo scassato un povero telefono. E quindi noi stiamo andando in piscina. C'è un sacco di sole, io te l'avevo detto che bisognava portare gli occhiali da sole e questo mi fa no, 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 no. Vabbè, Madonna, dai. E niente, noi stiamo andando in piscina. Incrociamo le dita, dai. Ma sì, tanto. Ormai è fatta, ci siamo riuscite per. Cos'è la terza volta che l'abbiamo detto? Sì. Sì. No, io in realtà lo sto dicendo da aprile che voglio andare in piscina. Quindi. Missione compiuta. Sì. Siamo buissime perché c'è tutto il sole in faccia. Aia! Coso, mi. Senza ammazzarsi, mi raccomando. No, c'era un moscerino che si è scontrato col mio occhio. Voleva, magari hai visto il tuo occhio parecchio affascinante. Mi sa anche a me. E Infatti. quindi niente, c'è sole, per lo male. A dopo. Ciao ciao.
Ciao a tutti. Ciao. Noi siamo appena arrivati in piscina. Signorina c'ha le ciliegine. Io vabbè sono così. Siamo praticamente solo noi. Sì. Perché lo spogliatoio è tutto vuoto. Le due cuccule della situazione. Sì, perché noi logicamente andiamo in piscina di domenica. Certo. È normale. Sì, è normalissimo. Vabbè, così abbiamo la vasca tutta per noi. Mi piace questo tutta. Io ho già caldo, non... Anch'io sto morendo, tra poco sudo. Bello. Adesso andiamo, quindi ci sentiamo dopo appena siamo sgrondanti di acqua. Dopo. Ciao. Ciao a tutti, sono quasi le 6. Ciao. Noi siamo appena uscite dalla piscina, ci siamo già fatti la doccia, ci stiamo asciugando. Io ho ancora i capelli bagnati, lei no. Lei se li è già quasi asciugati. Ci siamo divertite, Sì, abbiamo fatto molto. tanti tuffi, ci siamo fatte tante vasche, abbiamo fatto anche le capriole come due matte e niente, basta. E niente, adesso ci asciughiamo, ci vestiamo, poi magari andiamo a fare un giro, poi Sì, torniamo a poi si casa. vedrà. Esatto. È stato bello. Sì. Io qua in questa piscina non c'ero mai stata, quindi prima volta per entrambe. Positiva, io direi. Mi Sì. è piaciuta. Perché comunque le vasche erano grandi. Queste sono le bambine che urlano. E comunque a me è piaciuto, ma Sì, anche il anche a me. luogo, anche il posto. Pulito. Sì, molto. E niente, noi finiamo di asciugarci e poi Si riparte per una nuova avventura. Superman sembri. Però ok. E a dopo. Dopo, ciao ciao. Ciao a tutti, Ciao! sono le 10:30 e noi siamo sul divano a guardare la televisione e a mangiare le caramelle. E niente, siamo da sole, mia madre è andata a dormire, abbiamo il cane che ogni tanto ci abbaia perché vuole le caramelle. Sì, e noi non gliele possiamo dare perché essendo gommose non va bene per i cani, perciò stiamo facendo le bimbe monelle. Già. E niente, noi dopo la piscina siamo tornati a casa, non siamo più potute uscire perché ha iniziato a piovere e quindi stasera siamo in casa, cioè siamo rimasti in casa, quindi... E nulla. Siamo arrivati anche in tempo Esatto. perché appena siamo arrivati a casa ha iniziato a piovere, perciò siamo state precise come un orologio svizzero. Già. E niente, noi adesso ci rilassiamo qua sul divano e poi si vedrà. E poi ce ne andiamo a dormire, Sì. molto probabilmente perché siamo stanchi dalla piscina. Esatto, stasera ci sarà una buonanotte anticipata, anche Sì, infatti. perché io non ho dormito tantissimo, quindi la stanchezza si fa sentire. E nulla, domani non si sa cosa si farà. Improvvisazione come al solito. Esatto, io comunque un'altra volta in piscina ci vorrei andare. Anch'io. Già, mi è piaciuto. Anche a me. E niente, a dopo. A dopo. Ciao ciao.